Ok, allora ho fatto vedere in un mio post che è possibile passare da un'immagine in bianco e nero, tipo questa, a una versione, diciamo, a colori, colorandola con intelligenza artificiale. Durante questa operazione però si perdono un po' di risoluzione, infatti, come notate, la foto originale in bianco e nero è molto più grande della versione colorata. Quindi si pone il problema se noi volessimo avere la versione originale. In pratica trasferendoci i colori che abbiamo ottenuto con questo programma. Ora, questa cosa qua si può fare, l'ho trovata su internet, è suggerita in un video che poi metterò anche nel commento e richiederebbe l'uso di Photoshop. Però noi possiamo anche farlo con un programma molto simile a Photoshop che si chiama Fotopea. Quindi andiamo senz'altro a cercare Fotopea, fotopea.com, e quando siamo in Fotopea andiamo in home. Ok, quindi praticamente siamo in home e ci costruiamo praticamente, ci apriamo praticamente il file su cui vogliamo andare a operare. Oppure ce lo trasferiamo con. Ok, quindi andiamo a prendere praticamente l'immagine che è originale, come vedete, quella un pochino più grossa che questa qua, foto bianco e nero Parigi, questa, quella in bianco e nero, e la carichiamo per prima dentro Photopea. Quindi vedete che Photopea adesso ci dice che abbiamo questa immagine, e questa immagine, tra l'altro, possiamo anche vedere qui da qualche parte ci dice le caratteristiche, quindi vedete che 1623, no, forse in quest'altra, ok, ci dice praticamente quali sono le sue dimensioni. Ora, vedete che ce l'ha messa dentro il layer background. Ora noi ci mettiamo anche l'altra foto, quindi questa foto colorata. Questa foto fatta quindi semplicemente la trasciniamo dentro, quindi selezioniamo la foto e la trasciniamo dentro e vedete che otteniamo questa foto che è più piccola perché la risoluzione è minore. Quindi la cosa è molto semplice, è semplicemente quella di andare a prendere la foto che abbiamo appena importato, e renderla identica alla foto vecchia, all'altra foto. L'altro trucchetto, abbastanza semplice peraltro, è quello di cambiare qui dove c'è scritto Normal, gli mettiamo di Color, quindi con Color cosa succede? Che lui praticamente miscela i colori, e a questo punto praticamente dobbiamo invertirlo, nel senso, non mi ricordo qual è la modalità, al limite torniamo indietro, quindi facciamo tasto destro qui su questo layer e facciamo il Merge Down. E vediamo, no, quindi è sbagliato, facciamo CTRL Z, dobbiamo mettere l'immagine a colori prima, vedete? E l'immagine questa, quella bianco e nero, e qui facciamo il merge down, ok? E quindi a questo punto praticamente abbiamo la nostra foto, se noi salviamo, facciamo File, Save, Export as PNG. E quindi otteniamo una nuova foto fotocolorata. Questa foto colorata abbiamo salvata lì, quindi se andiamo a vederla, questa foto colorata che adesso è diventata PNG, quindi è un po' più grossa delle altre, se la andiamo ad aprirla, ad esempio con l'applicativo di foto, vediamo che praticamente è abbastanza dettagliata. Mentre invece se andiamo a prendere la foto che avevamo fatto prima, cioè quindi questa, vedete che essendo più piccola quando praticamente andiamo a vedere i dettagli, ci sono, vedete, questi dettagli sono, se facciamo più o meno grosso come l'altra. Non è che si veda benissimo perché comunque l'immagine non è che siano incredibilmente diverse, ma comunque già si capisce che abbiamo una risoluzione con questa foto qua fatta con Photopea
che è decisamente migliore. Ah, in pratica riusciamo a leggere, ad esempio, qua alle scritte, vedete che qua c'è scritto qualcosa che non si capisce, ma qui si capisce meglio, carette, quindi possiamo anche leggere meglio le scritte, perché abbiamo trasferito il colore usando Photopea. Quindi Photopea ci offre delle possibilità come questa di trasferire il colore, che è molto interessante. Attenzione che ho provato a fare la stessa cosa anche con Paint.net, che è una cosa simile a Photoshop, ma molto più piccolo, programmino, ma Paint.net non aveva nelle sue opzioni la possibilità di specificare praticamente dove qua, il colore. Ma aveva soltanto altre opzioni che non davano lo stesso effetto. Quindi questo è tutto come trucco per usare Photopea per poter, diciamo, trasferire i colori su un'immagine a una risoluzione più alta.